I possibili rischi alla salute derivanti dalla realizzazione di una centrale biogas a Sarno al centro della seduta di Consiglio Comunale che si è svolta ieri sera, apertasi con un minuto di silenzio in ricordo del piccolo Cristian De Stefano, il bambino di appena 3 anni morto a seguito di un incidente stradale. A proposito del progetto di realizzazione della centrale in località Foce, proprio ad inizio lavori consiliari è resa nota la notizia della sospensione momentanea da parte dei vigili del fuoco del provvedimento di via libera all'opera in considerazione di una discrasia tra il progetto approvato e quello in via di realizzazione. Una vicenda complessa per affrontare la quale il sindaco ha proposto di affidare ad un organismo terzo, per esempio l'Università di Salerno, di indicare se e quanto la centrale possa rappresentare un rischio per la popolazione. Noi siamo disponibili a valutare le richieste anche di approfondimento e anche di studi, però diciamo così super partes, perché se nominassimo un consulente noi si direbbe che ha detto quello che dice l'amministrazione. Quindi magari se ci rivolgiamo ad un ente pubblico, cioè l'università, potremmo avere uno studio chiaro e serio su questa materia. C'è stata la notizia di un provvedimento da parte dei vigili del fuoco che hanno notato una differenza tra i progetti presentati all'inizio e i progetti esecutivi. Questo ha reso necessario la sospensione dei lavori nelle centrali di biogas a Foce, quindi questa differenza già fa aumentare, diciamo, la preoccupazione rispetto a queste realizzazioni. Poi se nelle linee guida di questa amministrazione, perché sanno dal 73 che non ho un piano regolatore, e io oggi voglio sapere qual è la vocazione di Foce, e se questa maggioranza ci viene a dire che la vocazione di quella zona è di tipo naturalistico, di percorsi etici, gastronomici, religiosi, ma che c'entra la centrale di biogas? Allora io voglio anche capire che non è una questione politica, amministrativa, dovuta al rilascio di un'autorizzazione da parte di un dirigente,